dell'eyeliner in maniera semplicissima, davvero. Io mi sono stupita di questi piccoli trucchetti. Li ho provati e ho deciso di farveli vedere. Tra questi ce n'è uno che io adoro in assoluto. Come eyeliner ho deciso di utilizzare due eyeliner economici, che sono uno della Essence, che ha il pennellino, sapete, quelli un po' morbidi, non ha il pennellino quello rigido, proprio per vedere appunto i trucchetti se funzionavano con l'eyeliner col pennellino sottile o con l'eyeliner col pennellino doppio. Allora, come eyeliner con il pennellino più rigido ho utilizzato questo della Sien, che ho acquistato da poco, credo che faccia parte della collezione recente per la festa della mamma, una cosa del genere, l'ho pagato tipo 1,99 euro. Comunque, ho utilizzato questi due eyeliner per vedere proprio quale di questi trucchetti funzionava meglio con il pennellino rigido o con il pennellino appunto più morbido. Partiamo subito dal primo trucchetto, che è quello di utilizzare una forchetta. Quindi vi faccio vedere come fare. Prendete la forchetta e mettetela appunto al lato dell'occhio, decidendo voi l'altezza della codina. Una volta decisa l'altezza, iniziate a tirare la prima linea. Dopodiché prendete sempre la forchetta e cercate di chiudere il lato della codina e di tracciare un'altra linea che dovete riempire colorando con l'eyeliner. Allora, questo trucchetto funziona con entrambi gli eyeliner, qui dipende un pochettino da voi se avete la mano bella ferma oppure la mano meno ferma. Se vedete che iniziate a tremolare, io vi consiglio l'eyeliner con la punta rigida, altrimenti se siete ben precise potete utilizzare anche questo. Ovviamente con questo c'è più colore, perché appunto è più liquido, rilascia più colore, mentre questo qui sicuramente dovete stare lì a calcare. Comunque, come trucchetto non è affatto male, ma passiamo al secondo, che è il mio preferito in assoluto, e qui vi consiglio di utilizzare solamente questo eyeliner liquido. Vi occorrerà un filo di cotone, lo dovete andare a colorare della lunghezza della codina che volete realizzare e una volta colorato lo appoggiate appunto alla coda dell'occhio, diciamo alla punta dell'occhio, e iniziate a creare prima la linea di sotto, poi cercando di sempre di chiudere la punta andate a creare anche la linea di sopra e colorate, quindi continuate a realizzare la linea del vostro eyeliner. Vi consiglio di utilizzare questo perché è difficile colorare al meglio il cotone con questo rigido, perché rilascia poco colore, mentre questo ne rilascia di più. Tanto poi alla fine, dopo che avete ricreato le due linee, potete anche andare a colorare con questo, ecco. Questo è in assoluto il mio preferito perché crea delle linee precisissime. Un altro rimedio è quello del cartoncino. Prendete un pezzettino di cartoncino o di foglio, il cartoncino è un po' più rigido quindi è consigliato, e lo andate a ritagliare creando appunto la codina del vostro eyeliner. Lo appoggiate sempre di lato e andate a colorare semplicemente. Anche qui vi consiglio quello rigido, perché così il colore non va sotto al foglio, perché potrebbe sporcarsi tutta la parte appunto dell'occhio, mentre con questo no, dovete solamente andare a colorare. Dopodiché continuate appunto a unire la codina alla linea dell'occhio. È semplicissimo farlo, perché una volta che si crea la coda è molto semplice andarla a unire. Un altro rimedio è quello dello scotch, sicuramente utilizzatissimo. Dovete andare a ricreare sempre una codina cercando di unire lo scotch sempre alla punta, quindi uno scotch sotto, uno scotch sopra, cercando di appunto andare a chiudere la punta. Qui vi consiglio quello rigido perché stesso problema del foglio, con quello liquido il colore va sotto lo scotch e vi macchiate tutte. Quindi evitate, utilizzate quello rigido. Allora, come avete potuto vedere, questi trucchetti sono veramente semplicissimi e se avete problemi appunto a ricreare l'eyeliner possono esservi davvero d'aiuto. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, se non conoscevate questi trucchetti fatemelo sapere qui sotto, e invece se ne conoscete altri scrivetemi comunque e datemi appunto dei consigli. Vi mando un grossissimo bacio. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!